Allora, vi presento Marcello Pamio, per chi non lo conosce già, è uno scrittore che sta facendo da anni e anni un lavoro fantastico, io lo ammiro molto, anche perché è molto coraggioso. Lui è documentatissimo e ha scritto 3 libri e vi farà dei discorsi molto utili che rientrano perfettamente nel discorso che stiamo facendo oggi. Ci conosciamo da anni. Quando è uscito il mio libro, prima volta nel 2014, Marcello ha organizzato un convegno a Padova. Non c'ero solo io, c'erano circa 700 persone. Io guardavo la gente, ma da dove vengono? Ecco, lui ha questa proprietà, anche perché è una rubrica radiofonica che si chiama. Disinformazione dintorni. Quello, sì. Il microfono è quello che è in mano lui. Dopo glielo dici tu comunque. Ecco. Grazie Sergio, grazie Francesca dell'invito e grazie a voi con una giornata del genere essere qui. Mi sono posto questa domanda per tanto tempo. Mi piacerebbe però avere una laurea in medicina per essere più credibile. Con i tempi di oggi, per fortuna non mi sono mai laureato, anche perché non avrei potuto professare, sarei stato radiato il giorno dopo. Ecco, tanto per capire la dittatura sanitaria in cui stiamo dentro e che ci piaccia o non ci piaccia, che la vediamo o non la vediamo, poco importa. La dittatura sanitaria è mai come oggi, ripeto, sono uno studioso anche della storia della medicina, ci sono dei tasselli cruciali nei passaggi storici meravigliosi, ma mai nella storia dell'umanità se un medico con tanto di laurea in medicina, 110 lode o poco meno, mette in discussione una pratica medica. Chi deve mettere in discussione? Un bidello, con tutto rispetto per i bidelli, o un chi che sia come me, uno scrittore? Un medico, riconosciuto dallo Stato, come ha detto dottor Signori, che mette in discussione una pratica per me aberrante, chiamiamola vaccinazione, di massa, mette in pratica, in discussione questo, viene radiato, non era mai successo nella storia dell'umanità, quindi dovremmo capire un attimo che stiamo vivendo tempi molto molto cruciali e delicati. Ecco, qui ho voluto toccare tematiche un po' diverse dalle solite perché, come i libri che avete visto, grazie al dottor Signori, Cancro SPA, che è stato uno dei primi, e La fabbrica dei malati, spiego nel dettaglio come avviene la creazione di milioni, milioni di nuovi malati ogni anno. Semplice. Tramite gli screening, quindi anticipo nel tempo delle diagnosi, senza avere gli strumenti di guarigione, naturalmente, le creo di nuove, perché potremmo parlare dell'osteoporosi inventata negli anni 80, la campagna di pubbliche relazioni veramente geniali, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, sono due o tre passaggi veramente epocali attraverso i quali un sistema, e non mi riferisco ai medici, sono semplicemente uno degli anelli della catena, parlo di chi sta ai vertici della piramide, che permette loro di avere milioni di nuovi pazienti, milioni di nuovi malati, ma stiamo parlando di oggettivamente sani, non sto parlando di qualcuno che ha una reale patologia, sto parlando di persone sane che qualcuno dice loro di essere malati e loro ci credono. E troviamo il discorso di Sergio. Quindi qui ho voluto toccare una tematica molto particolare. Ecco, questo è stato uno dei primi, avversato in tutte le maniere, per quanto mi riguarda, perché a me dicono di tutto, ma a me è come avere un po' di forfora sulle spalle, non me ne può fregare di meno. Io dico sempre: attaccatemi e mettete in discussione quello che è scritto nel libro. Ovviamente non ci riescono perché sono tutti dati ufficiali. Tutti i dati del Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Bugiardini, tutto è partito da una mia amica infermiera che lavora nel reparto di oncologia di un ospedale del Veneto, non dico quale perché potrebbe rischiare, che mi ha dato 30 bugiardini, o sarebbe meglio nominarli veritini, cioè quei foglietti che trovate nelle scatole dei farmaci, in questo caso purtroppo chemioterapici, che nessuno di voi, anche se qualcuno avrà toccato di sicuro con mano le terapie oncologiche, non vedrà mai perché non ve li fanno vedere. Bene, me le ha date in mano, sembravano dei papiri egiziani lunghi un metro e mezzo, li ho letti, mi ha talmente impressionato che è nato questo libro, ho detto la gente deve sapere, che poi ci creda, vuole fare lo stesso benissimo, come diceva il dottor Signori, l'importante è crederci, ma io che so alcune cose ci penserei ben due volte prima di inocularmi un farmaco leucomogeno, induce leucemia, induce cancri in giro da altri organi, in una patologia che io sto vivendo in un momento particolare e delicato della mia vita, dovrei pensarci bene. Poi reputo che sia l'unica strada perfetta. La libertà, libero arbitrio dovrebbe esserci sempre.
L'altro, che è un po' più recente, la fabbrica dei malati, spiego questo meccanismo. Come attraverso gli screening, anticipazione del tempo, come la creazione vera e propria di malattie, permette al sistema di avere sempre clienti, sempre, ve lo posso assicurare, dal colesterolo che continua a andare giù, all'ipertensione che è qualcosa di inenarrabile, hanno calcolato 150 milioni di nuovi malati in America, non è che sono cinesi, sono circa 300 milioni, poco più, mezzo paese al piede nell'ipertensione con l'ultimo abbassamento che è avvenuto nell'ipertensione. Quindi se io continuo a credere a questi parametri è chiaro che prima o dopo ci entrerò ed è solo questione di tempo, ve lo posso assicurare. Quindi ho voluto toccare un tema un po' particolare, cioè dall'ambito della paura, perché reputo che sia la prima causa di morte al mondo, dopo i farmaci. Si muore per la malattia, oggi come oggi, naturalmente se sentiamo i grandi esperti si muore per la malattia, è morto di cancro. Scusate, ho detto cancro, non dovevo dirlo perché sapete oggi neanche si nomina. Gran malattia. Quale? Leggi i giornali, ha combattuto contro il male. Quale male? In macchina, un camion? Non viene neanche più nominato perché non serve neanche più nominarlo. Talmente è entrato nell'inconscio collettivo sotto forma di paura, tumori, lo dice già il nome. Cioè è già insito, è già dentro l'inconscio. Quindi se notate, ripeto, leggete gli articoli, guardate i giornali, è morto dopo una lunga battaglia. Il grande male, non serve neanche più nominarlo. Quindi si muore ovviamente per il cancro. Si muore per la cura invece, un'altra domanda potrebbe anche essere, e lo dimostro nel libro Cancro S.P.A., che la maggior parte delle persone oggi come oggi muore per l'impatto devastante delle terapie. Ripeto, non sto parlando di aloe, non sto parlando di cannabis, sto parlando di terapie dichiaratamente oncologiche, dichiaratamente leucomogene, cioè mi induce leucemia, io ho cancro al seno, faccio una terapia che mi trovo dopo una leucemia, scusate, eccetera, eccetera. Tutto riportato nei bugiardini, io non invento nulla, è tutto riportato da chi? Glaxo, Pfizer, Merck, Sanofi, tutte case farmaceutiche che producono questi gingilli della tecnologia. Si muore per la paura, l'altro tassello che io ho aggiunto, adesso li vedremo, entreremo nel dettaglio. Bene, guardate qual è la prima causa di morte al mondo. Secondo voi qual è? Infarto? Farmaci? Ufficialmente sono malattie cardiovascolari, 1, 2, cancro, 3, medici. Causa iatrogene, errori dei farmaci, errori, sbagliato farmaco, sbagliato operazione. Terza causa di morte, 50.000 morti in Italia all'anno dai camici bianchi. Okay. Ma non sono corrette. Non è la prima causa di morte malattie cardiovascolari, non è la seconda causa di morte, il tumore, eccetera. La prima causa di morte, facilmente spiegabile, qui posso solo accennare, qualcuno vuole, nel libro c'è tutto, è il farmaco. Perché? La maggior parte delle persone che muoiono di infarto, ischemie, aneurismi e quant'altro, è rarissimo che non abbia l'altarino con la Madonna e 7-8 farmaci. L'ipertensivo, la statina, il fluidificante, il protettore gastrico, questi 4 farmaci ci mettono in un tappeto rosso verso la patologia che ci può portare al di là della soglia. Poi va anche detto che la maggior parte delle persone oggi muore dove? In ospedale. Non la maggior parte, però una percentuale molto elevata muore in ospedale. Quando muore una persona in ospedale, il medico deve stilare il rapporto di decesso, sempre. Quindi deve scrivere, secondo dei codici internazionali, mettere la causa della morte. È chiaro che se uno è un vecchiotto lì, preso coi bombe, con la valigia dei farmaci, fa che cosa? Un arresto cardiocircolatorio, un arresto respiratorio, quindi queste sono statistiche gonfiate. Certo che ha fatto un infarto, magari in ospedale, oppure è morto per un'ischemia. Ma scusa, era sanissimo prima, prendeva farmaci, per caso nessuno se lo chiede, anche perché non c'è il codice corrispondente. Quindi quando il medico scrive la causa di morte, scrive arresto circolatorio, arresto cardiorespiratorio. Questo fa gonfiare le statistiche della prima causa di morte. Quindi attualmente è il cancro dal punto di vista ufficiale. Ma anche nel cancro, quante sono le persone che escono dai protocolli ufficiali? Pochissime. Quindi la maggior parte fa la chemioterapia. Quindi la prima causa di morte al mondo sono i farmaci. Questo non lo dico io naturalmente, ma viene riportato da un personaggio assolutamente inattaccabile che è Peter Gotske,
ex direttore del Cochrane Collaboration, l'hanno buttato fuori perché Bill Gates si è comprato anche questo ente estremamente importante e utilissimo, perché faceva studi indipendente dai finanziamenti delle case farmaceutiche. Questo ha lavorato in medicina, laureato in biologia, ha lavorato per le case farmaceutiche, è stato direttore del Cochrane, ha scritto questo libro Medicine letali e crimine organizzato. Io quando l'ho letto, un pelo di stomaco, cioè ce l'ho, sono sbiancato, veramente incredibile, scritto da una delle massime autorità del mondo. Quindi se volete leggere qualcosa di spettacolare, tra virgolette, lui dice che oggi i farmaci uccidono molto più delle guerre e della criminalità organizzata. Nessuno ha il coraggio di dirlo. Non puoi mica toccare il piatto dove mangi, guai a toccare i farmaci. Peccato che ne stiamo pagando lo scotto oggi come oggi. Scusa, non puoi ripetere, medicine letali e... Crimine organizzato. Peter, il cognome impronunciabile. Crimine legalizzato, forse. No, crimine organizzato. Organizzato. Medicine letali, crimine organizzato, casa editrice Fiorini... E il nome vabbè, impronunciabile. Prendiamo più farmaci perché siamo più ammalati, o siamo più ammalati perché prendiamo più farmaci? Sarà la seconda. Bravissimo. Adesso entriamo però nella parte più difficile. Facciamo più esami perché siamo più ammalati, o siamo più ammalati perché facciamo più esami? Qua alziamo il tiro, andiamo più sul pesante. Però l'ho voluto trattare in una maniera un po' diversa questa, e parto con una storiella. Allora, un giorno un vecchio saggio era in pellegrinaggio in India e incontra il signor Colera per strada, passeggiata. Colera gli disse che doveva portarsi via 500 anime, cioè 500 persone. Il pellegrinaggio è molto affollato e le condizioni igieniche scarse, per cui il posto ideale per i vaccini, direbbe Burioni, però lasciamo perdere, ideale per la mia missione, cioè portarsi via 500 persone. Di ritorno il vecchio saggio torna di nuovo a Colera e gli dice: ma scusa, mi hai raccontato una balla, te ne sei portate via altro che 500, te ne sei portate via 1500, perché racconti bugie? No, gli dice il signor Colera, purtroppo c'era anche la signora Paura e gli altri 1000 se li ha portati via lei. Ecco, questa è una storia veramente simpatica per farci capire come la paura, vissuta in maniera errata, perché la paura è un'emozione importantissima, se qui entrasse una pantera, se non avessi paura sarei da TSO, però è un conto contestualizzarla in questo ambito. Quando noi abbiamo paura di tumore, paura di virus, paura di tutto quello che naturalmente che i buoni mezzi di comunicazione di massa ci buttano addosso, inizia a diventare assai pericolosa. Scusa Marcello, digli cos'è il TSO, perché non tutti lo sanno. Trattamento sanitario obbligato, quello che ti porta via con il grembiulino, con le maniche dietro. La paura della malattia fa più morti della malattia stessa, ci dice questa banale storiella. E adesso ve lo dimostro e mi ricollego a tutto quello che ha detto Sergio prima. Guardate questi. Se li vedete che vi vengono incontro, c'è una strizzetta da qualche parte. Cosa succede in natura? Quando avviene in natura, come dovremmo essere tutti quanti noi, quando si vive uno stress forte, come la paura di morire, cioè in questo caso vediamo che ci viene incontro una famigliola di leoni, avvengono dei meccanismi biologici, chimici, fisiologici, a prescindere da quello che è il nostro pensiero. Cosa avviene? Il sistema nervoso simpatico istantaneamente produce una cascata di ormoni. Cosa possiamo fare in questo caso? O scappiamo o attacchiamo. Dubito di attaccare tre belve così che ci stanno venendo incontro. Guarda che questa è fisiologia umana, qua non si scampa, siamo tutti dentro questo meccanismo. Quindi che cosa succede? Se torna il segnale, succede che una serie di ormoni a cascata vengono dentro di noi. Si liberano sostanze come noradrenalina, adrenalina, estrogeni vari, il famoso cortisolo, l'ormone dello stress, che ci viene dove? Va nel sangue per darci che cosa? La funzionalità fisica organica di o gli sbrano io o meglio che taglio la corda. Quindi dove va il sangue? Nelle gambe, nei muscoli, cervello gran poco, non mi serve tanto ragionare. O attacco o scappo. Due sono le strade in natura. Adesso vedremo che due sono le strade anche dentro i nostri uffici, dentro casa nostra. Quindi la paura in natura è questa. Gli ormoni nel flusso sanguigno che cosa inducono? Vi ho detto quella cascata ormonale. Aumento del tono muscolare, scappo oppure gli salto addosso.
2 aumenta la frequenza cardiaca, quindi che cosa? Devo avere sangue che pompa di più, questo muscolo inizia a iperlavorare per avere che cosa? Più sangue, ossigeno dove serve, e quindi ho l'ipertensione. Qualcuno dovrebbe porsi: come mai mi trovo un'ipertensione arteriosa, punto di domanda, e non sto vedendo leoni da mattina a sera, ma magari vedo mia moglie, mio marito, il mio datore di lavoro? E non è una battuta, eh. Aumento del ritmo respiratorio per aumentare l'apporto di ossigeno. O scappo o corro. Questo avviene in natura da miliardi di anni, diciamo milioni per stare buoni. Il fegato genera zucchero perché muscoli o attacco o scappo. Chiediamoci, come mai ho un diabete di tipo 2? Punto in bianco. Saranno i cereali? Certamente non aiutano. Ma cosa sto vivendo in casa, lavoro, in famiglia? Che io ho bisogno di zucchero alto per avere... Si dice fase oppositiva al diabete da un certo punto di vista. Sono sempre quello che ho tutti contro, una bestia. Devo avere lo zucchero, e vi posso assicurare che avendo fondato un'associazione che si chiamava Oltre il Diabete, abbiamo visto decine di persone guarire dopo anche 30 anni di insulina, buttare via tutto guariti. Vi posso assicurare che si vedono delle cose incredibili. Se anche non mangio zuccheri, carboidrati, e vivo situazioni conflittuali, il mio fegato, che è una macchina meravigliosa, produce zucchero a manetta, perché mi serve zucchero per capito? Combattere, esatto. Gatti stupendi. Aumenta il fattore di coagulazione del sangue per minimizzare le perdite. Guardate la natura quanto meravigliosa e magica è. L'organismo si mette in una condizione che dice: ok, se per caso nel combattimento, nella fuga, mi ferisco, io rallento la perdita di sangue. I vasi si restringono e l'apparato gastrointestinale. Devo mangiare, dormire o defecare se sto combattendo? Iniziamo a capire le stipsi. Cosa sono? Devo andare in bagno se sono in una fase di conflitto attivo, se sto vivendo nel mio territorio, che vuol dire casa, lavoro, abitazione, eccetera, eccetera? No. Che cosa mi serve digerire? No. Devo scappare o attaccare? I vasi si allargano dove? Dove ci serve? Muscoli, cuore, perché? Devo fuggire. Si liberano ormoni come l'ADH, che è una vasopressina e un antidiuretico, e inizia a trattenere i liquidi. Devo urinare? No. Se sono in pericolo e sto scappando o attaccando, dopo, passato il periodo e il pericolo, urino. Ma io trattengo i liquidi, quindi iniziamo a capire come mai possiamo avere in periodi in cui iniziamo a gonfiarci come dei palloni, bevendo e mangiando nella stessa identica maniera, perché magari sto vivendo una situazione bella conflittuale. Quando tutto passa, e cioè i leoni non puntavano a me, ma una gazzella dietro di me, non l'avevo vista, questi passano, mi sfiorano, mi crolla tutto, inizio a urinare dappertutto, perché il liquido ovviamente deve uscire, inizio a entrare in una fase che è l'esatto contrario. Quindi tutto torna nella normalità. Posso riposarmi, inizio a dormire meglio, nella fase qui vi ho detto, non ve l'ho detto, ma non si dorme bene, ci svegliamo spesso di notte, perché se sono in pericolo la natura ti dice devi dormire. No, stai sveglio, caro mio mare, da luna in poi, come delle molle. C'è qualcosa che devi risolvere, c'è un pericolo nel tuo ambiente. Quando ho finito, io inizio a mi sgonfio, inizio a dormire, inizio a mangiare meglio. Bene, nell'uomo cosa accade? Ogni volta che una persona vive una situazione del genere, una situazione di forte stress, una situazione di, per così dire, conflittuale, abbiamo tutto quello che abbiamo visto finora in natura. Due strade alla natura. O fuggi o attacchi, o è vita o è morte, non ci sono tante sfumature. Tutto è duale, maschi o femmine, te già raccontano, fluide, uno di qua, uno di là, saltiamo di qua, là. Maschio o femmina, appunto, nel mondo attuale. Se poi vogliamo inventarci altri mondi, va benissimo tutto, allora un po' più neutri, un po' più fluidi, ok. Interviene l'ipofisi. L'ipofisi, questa ghiandolina che è dentro il nostro cervello, che cosa fa? Se c'è una marea di ormoni, ma quelle che più ci interessano, sia in natura che nell'uomo, libera ossitocina o ADH. L'ADH è la vasopressina che abbiamo visto prima, cioè è l'ormone dello stress ed è in pratica l'ormone che permette di trattenere i liquidi, perché non devo perdere liquidi. Quindi un antidiuretico. L'ossitocina è l'ormone dell'amore, quello che si libera nel momento in cui la mamma allatta,
che sia una vacca piuttosto che una gatta, piuttosto che una donna, nel rapporto sessuale, in tutto quello che dà piacere, c'è ossitocina. Chiaro? La DH invece è il controaltare, quando c'è paura. Non può l'ipofisi secernere contemporaneamente. Chiaro? Quindi se o liberiamo ossitocina, l'ormone dell'amore, o liberiamo ADH, l'ormone della paura. Non ci sono sfumature in mezzo. Vogliamo vivere nella paura o vogliamo vivere nell'amore? L'ipofisi libera uno oppure l'altro. Chiaro? Questo ci sono passaggi difficili? Spero di no. Non serve avere una laurea. L'ormone dell'amore e l'ormone della paura. Quindi il contraltare dell'amore non è, come viene detto, l'odio, ma è la paura. E questo è molto importante, perché se viviamo in una condizione del genere ci mettiamo in un terreno di prevenzione totale. Se viviamo in un terreno del genere, se viviamo pervasi dalla paura, basta accendere la televisione per capire di cosa sto parlando, è chiaro che viviamo in un terreno estremamente insidioso, perché abbiamo che cosa? La pressione che va su, cortisolo che poi è un ormone che nel lungo periodo è immunodepressivo, l'adrenalina non ne parliamo, cioè sono ormoni importantissimi, se io vivo la paura qui e ora, come vi dicevo entra una pantera qui. Ma non posso vivere 8, 9, 10 ore al giorno perché quando vado a lavorare andrei lì col mitra, ma non posso perché sennò vado in galera. E invece di cambiare lavoro noi continuiamo ad andare a lavorare nella stessa situazione. Oppure vivo sotto lo stesso tetto con una persona che odio, che ho sbagliato a sposare, ma continuo a vivere perché sennò che cosa pensano gli altri o i parenti. Sto dicendo casi reali, ve lo posso assicurare. Che cosa succede questo? Vivendo in una condizione del genere, siccome, come spiegava prima Sergio, il cervello, che sia reale o virtuale, immaginario, non cambia niente. Guardate qua. Immaginate di avere in bocca questo. Qualcuno può piacere, ma qualcuno gli stringe qualche sfintere. È chiaro che subito il cervello mette in moto la salivazione, come diceva l'esempio prima, più poetico, il dottor Sergio Signore è un poeta, della immagino la donna, mi eccito, ecco, io sono più basso, immagino un limone e mi stringo. Non cambia niente per il cervello, ma attenzione all'esempio banale, è la stessa identica cosa, si attivano determinate zone che corrispondono a che sia reale o virtuale. Oppure, se pensate di andare a cena con uno così, siccome ho visto dei bambini metto il quadratino nero, è chiaro che qui l'apparato gastrointestinale si chiude, magari qualche sfintere può aprirsi, eccetera, eccetera. Mi metto in una condizione di fisiologicamente e biologicamente di un certo tipo. O pensate di avere in mano questo ragnetto qua, ok? Reale o immaginario non cambia, a parte gli esempi banali. Quello che avviene nel cervello dal punto di vista delle attivazioni delle zone sono identiche. Che io vedo entrare qua una pantera, o che io la immagini, deve avere una buona immaginazione, o le immagini, si attivano determinate zone. Si attivano le zone, si attiva l'ipofisi, serve l'ossitocina, posso amare la tigre o la pantera, chiaro che no, si libera ADH, l'ormone della paura. E perché? Perché mi dà la per scappare o attaccare. Due strade abbiamo dal punto di vista umano. Ok? Differenza tra reale e immaginario non esiste. Questo ve l'ho detto, la paura non reale impedisce l'azione perché non abbiamo presa su eventi reali. Questo ve lo leggo. La paura non reale, paura del cancro, paura del tumore, paura di fare un infarto, paura di avere l'Alzheimer perché mia mamma, mia nonna l'ha avuto, eccetera, eccetera. Impedisce che cosa? Impedisce l'azione, perché se entra una pantera qua, io posso fisicamente agire, o gli salto sul collo, o esco più facilmente dalla finestra, ma io metto in pratica l'azione. Ma se io penso, oddio, mia nonna che avuto il cancro al seno, mia mamma ha avuto cancro al seno, io sicuramente avrò il BCR1 attivo, il gene è quello che attiva il cancro al seno, perché ce l'hanno detto in televisione, perché la grande attrice Angelina Jolie si è fatto togliere tutto per prevenire il cancro al seno, l'utero, vai, io gli ho scritto ma non mi ha risposto, ma per prevenire il cancro al cervello? Questo è fondamentale, perché la paura reale, io posso agire, posso morire, ovvio,
mi salta addosso, vince lei. Ma nella paura immaginaria io non posso agire, quindi questo mi blocca, mi paralizza e mi fa entrare nella DH, nell'ormone della paura, col cortisone, adrenalina, eccetera. Ma se io non agisco, il corpo ne risentirà in maniera totale. Quali sono le paure dell'uomo? La tigre, il leone, magari? Le paure odierne dell'uomo non sono le belve feroci, ma purtroppo le belve che abbiamo in casa o al lavoro. Quindi colleghi, lavoro, famiglia, parenti, malattie, esami, sono tutte situazioni che mi innescano una cascata ormonale che ci piaccia o non ci piaccia. Se io vivo queste situazioni di paura dentro al lavoro, io avrò un terreno predisposto a immunodepressione, quindi quando il sistema immunitario va giù potete immaginare che produciamo miliardi di cellule tumorali a prescindere, questo lo dicono loro, nei libri di oncologia c'è scritto, ma un organismo sano, una psiche sana, in un momento in cui il mio sistema immunitario è perfetto, prendo tutte queste cellule, tra virgolette, un po' strane, le digerisce e produco anche energia. Le fagocito e produco anche energia. Ma nel momento in cui vivo da mattina a sera, lavoro, andrei piuttosto a disseppellire cadaveri, ma non posso perché ho il mutuo e mi tocca andare lì, mi tappo il naso e vado 1, 2, 3, 10, 20 anni, poi mi stupisco che mi trovo un cancro allo stomaco o un problema all'intestino, tumore numero uno secondo le statistiche ufficiali, togliendo il sesso, donna al seno, uomo prostata, donna e uomo togliendo il sesso è l'intestino. Forse qualche domanda dovremmo pur porcela o no. Paura delle malattie, paura degli esami, eccetera, eccetera. Mangiamo, beviamo, respiriamo paura da mattina a sera e ci stupiamo di cosa? Ci stupiamo di cosa? Ecco che i casi che sono stati portati da Sergio, che sicuramente state vivendo anche voi, nel momento in cui io cambio e grazie, passatemi i termini, alla malattia, tra virgolette, se uno sta vivendo un disagio chiamato tumore, chiaro, perché questo è un deficiente, può anche essere naturalmente, ma grazie a questo disagio che io mi sono creato, che non arriva dall'esterno per colpa del Padre Eterno o della sfortuna o di qualsiasi altro agente, mi dà l'opportunità di che cosa? Magari di cambiare lavoro, cambiare marito, cambiare moglie, vedere la vita in un'altra ottica, mettere in moto dei processi che prima non avevo visto, che continuavo a fare perché andava fatto. Perché sennò cosa pensano gli altri, cosa pensano i parenti, cosa pensano eccetera eccetera eccetera. Riporto il caso che l'ha raccontato pubblicamente un amico mio medico radiato, sospeso per 6 mesi solo perché parlava di leggi biologiche, 6 mesi a 43 anni, 6 mesi di sospensione, una roba veramente allucinante. Donna, caso reale qui dalle nostre parti, non letto sui libri, donna cuca il marito, l'ha tradita, conflitto immediato, di schifo, ecco, e vado via di casa. Il cervello era già attivo, era partito il programma, uscire di casa. Nel momento in cui stavo uscendo, però, posso lasciare a casa anche il mio bastardo con il mio figlio, cosa penseranno gli altri e i parenti? E dopo cosa diranno di me che lascio abbandonato l'uomo con il mio figlio? Troveranno il tradimento, lei l'ha vissuto così. Non sto dicendo che un'altra donna l'avrebbe vissuta nell'identica maniera. Questa l'ha vissuta così, doveva uscire. Il cervello era partito, la corrente elettrica, diceva prima Sergio, era partita, è andata alle gambe, i muscoli, fuori di casa. No, arrivano i programmi, le reticenze, i luoghi comuni, tutti i condizionamenti, sclerosi alle gambe. A lei adesso cammina così. Il programma era partito, doveva uscire di casa, non lo ha fatto, ma il cervello, poco importa, dei programmi sensati e biologici, come diceva Sergio, e il programma era esci da casa, perché hai vissuto in questa maniera, per tutto quello che è tuo background, il tradimento, e adesso questa donna si trascina le gambe da non so quanti decine d'anni. Non posso dire che se fosse uscita sarebbe qualche saltella, però è interessante, perché solo le gambe e non gli è venuto, che ne so, sclerosi ad altre parti, può venire praticamente in tutto il corpo, solo le gambe, no, il mezzo che l'avrebbe portata fuori dal fedifrago. Molto interessante anche questo. Quali sono le paure dell'uomo? Coppie che si odiano e continuano a rimanere sotto lo stesso tetto. Non è un giudizio mio, è un'analisi. Quindi se io continuo a vivere una condizione di stress giorno dopo giorno, per anni, non posso dopo pormi tanti dubbi o tante domande. Quindi separarsi non va bene, cosa direbbero gli altri, cosa potrebbero mai generare nei figli? E noi ne paghiamo lo scotto e poi ci troviamo magari qualcosa di
più o meno poco piacevole. Poi potrebbe essere che cosa? Le persone che odiano il proprio lavoro ma continuano ad alimentare questa situazione di stress, perché stress, sapete, vuol dire tutto e niente. Sto parlando proprio fisiologicamente spiegabile, vi ho detto prima, la cascata ormonale dell'ipofisi, ADH come se piovesse, trattengo i liquidi, cortisolo, ormone dello stress, però immunodepressivo, questo pensate per anni e decenni, e poi ci stupiamo di un tumore all'intestino o allo stomaco. Semmai ci arriveremo alla pensione oggi come oggi, ok? Fotocopie tengono in casa il pericolo numero uno per la salute pubblica, la suocera. Vai a metterla in casa di cura. Naturalmente sto anche ironizzando per alzare il livello, fino a un certo punto. Esempio banale. Un alimento per lo stomaco indigeribile, cosa fa il cervello nella sua sapienza e magistrale perfezione? O lo vomita? Oppure cerca in qualche maniera di buttarlo giù, dopo che passa la valvola, va nel duodeno e certamente non torna più su, almeno si spera. Chiaro? Quindi il meccanismo qual è? Se ho qualcosa di indigeribile, aumento l'acidità o lo vomito. Meccanismo perfetto di sopravvivenza. Va bene? Ma se io vivo una situazione e non è tangibile, una situazione conflittuale ogni giorno, e il lavoro, e il compagno, e la compagna, eccetera, per il cervello, come vi ho detto prima, non cambia, quindi inizio a avere iperacidità, inizio a chiamare l'helicobacter dagli intestini, ascolta, vieni su, darmi una mano, il famoso tristemente noto helicobacter, che l'abbiamo tutti, qualcuno prende, migra, da dove migra? Dal cervello, no, certo, abbiamo tutto gli intestini, va nello stomaco e lì trova un ambiente consono, ma perché si è attivato l'helicobacter in quel momento là? Perché un'ipergastrite così fulminante? Qualche domanda? Non ho mangiato niente di particolare, vuol dire che non sto digerendo una mia situazione. C'è qualcosa nella mia vita che io non digerisco, siccome non posso vomitarla, inizio a aumentare l'acidità, non mi basta. Quello che ha detto prima il dottor Sergio, inizio a creare una parte in più, in modo tale da aumentare i succhi gastrici per digerire quella situazione. Non sto parlando di un bisato in umido, fermo lì un agnello intero. Sto parlando di una situazione mal lavorativa, familiare, che io non digerisco, punto. Aumenta l'acidità, vomito, l'ulcera polipo per arrivare al cancro. Naturalmente il cancro ci è arrivato per sfiga. Ero lì, come diceva prima Sergio, e ho respirato il virus, perché sapete ormai le dicono tutte, stanno facendo i vaccini per il cancro, mi fa capire che il livello mentale è veramente allo stato grado proprio. Colite, stessa identica cosa, quante ne vedo di queste situazioni. La colite che cos'è? Meccanismo in atto della natura di buttare fuori qualcosa che ha già superato lo stomaco, è già andato nell'intestino tenue, è arrivato nell'intestino crasso ed è lì, ma è qualcosa che faccio fatica ancora a digerire, anche se ha superato la barriera gastrica, è lì. E allora la colite cos'è? Scarica di diarrea per liberare da queste tossine alimentari, certo, ma anche non alimentari. E quindi il corpo reagirà con la diarrea. Se viviamo situazioni, per così dire, sporche, anche perché siamo a livello di feci, quindi è un ambiente molto sporco da un certo punto di vista, quindi è diverso dalla patologia dello stomaco, è qualcosa di più, un'onta, un tradimento, può colpire qua tranquillamente se io lo vivo come un'onta alla mia integrità. E quindi cosa fa l'organismo? Scarica. Richiama liquidi, aumenta la velocità di transito, questa la chiamiamo diarrea. Naturalmente viene trattata con farmaci antidiarroici, tappi di sughero e quant'altro. Quindi aumenta tutta l'attività. Ma perché? L'obiettivo è che cosa? Per il cervello, guardate che è perfetto, non fa niente di sbagliato. Il cervello dice, c'è qualcosa che non riesco a buttare fuori, oh, muco. Aumenta l'attività mucolitica, quindi muco nell'intestino, tutte le mucose producono muco, acqua, richiamo liquidi, anche se non bevo, li trova, per velocizzare l'uscita e ho diarrea. Io ho visto persone, donne, soprattutto 10-15 anni, di coliti da 10-15 al giorno, scariche di diarrea. Tutto normale, il medico che dava il farmaco, stato che dava l'erbetta, questi scaricavano, sono trovati un morbo di Crohn per arrivare poi al cancro. Ma naturalmente mi è arrivato così per sfiga. Aumento l'attività e richiamo di liquidi. Questo è l'esempio banale di colite visto da un certo punto di vista. Okay? Oltre alla paura, anche il dubbio rilascia gli ormoni, è strettamente correlato. Quindi, nel momento in cui mi trovo in certe situazioni, se ho il dubbio di essere sano, ho la certezza di essere malato.
E questi lo, ne giocano, e lo giocano la mattina a sera con miliardi di persone. Se ho il dubbio di essere sano, ho la certezza di essere malato. Loro instillano dubbi. Sicuro che cioè, il colesterolo 210 sia sano? Effettivamente, però, e via di statina. Adesso le statine stanno abbandonando, stanno arrivando quei bei farmaci che si chiamano anticorpo monoclonale, che il signor Roberto Burioni, non faccio nomi, dico solo nome e cognome, ha 33 brevetti sui farmaci anticorpo monoclonali, farmaci il cui prezzo è spropositato e sono per qualsiasi patologia. Quindi stanno lavorando questi nei vaccini per il cancro, diciamo alla follia generalizzata, e i farmaci anticorpo monoclonali, farmaci che costano uno sfottio. Quindi dubbi e paura uccidono più di qualunque malattia. Chiaro? C'è l'antidoto, ve lo posso assicurare. L'antidoto è la certezza. Che prima o dopo andiamo tutti, questa è una unica, grandissima certezza. Ma quello che va a nutrire la certezza è solo la conoscenza. Che ci piaccia o non ci piaccia, la conoscenza è, rende liberi, diceva qualcuno. Tanto tempo fa, ed è vero, se io conosco inizio innanzitutto ad avere meno paura di che cosa? Della diagnosi. Se conosco veramente, non voglio più fare una mammografia, parlo personalmente, non sono mai andato a fare la mammografia, ve lo giuro, mai andato, neanche a fare il papa test, ve lo garantisco. Quindi se ho determinate conoscenze posso o non posso andare a fare determinati esami. Se vado a farli devo mettere in preavviso di statisticamente che prima o dopo qualcuno mi dirà: signora, abbiamo trovato qualcosa. Io potrei dire, dottore, ma è un falso positivo, e questo inizia a sbiancarsi come il camice, che già neanche lo sanno ormai cosa sono i falsi positivi e negativi. Quindi quando ho conoscenza posso anche mettere in atto dei processi che non sono preventivi, diciamo di diagnosi precoce, ma almeno sono preparato, e quando mi verrà mai data una diagnosi sono ulteriormente preparato, io la prendo per quello che è in questo momento qua, ok. La cosa più importante è riuscire a sfumare la paura, quella che ha lasciato secondo me il più grande testamento di quel medico eretico diavolo in persona che è Hammer. Io lo nomino, ma i medici non possono perché ancora vengono radiati, ripeto, mio amico medico, 110 lode, 6 mesi di sospensione per aver parlato non di Hammer, di leggi biologiche. 6 mesi di sospensione a un medico di 45 anni vuol dire che tu non gli hai tirato l'orecchio, tu gli hai messo già l'anello al naso e dici, hai già capito qual è l'antifona, se continui... Ma un conto che lo fai a un medico in pensione, a un comandario medico che è stato radiato l'anno scorso, l'anno prima è stato premiato dall'Ordine dei Medici con la medaglia e l'anno dopo l'hanno radiato, questo qua è un disturbo bipolare abbastanza diffuso oggi come oggi. Ma è un conto che tu invece inizi a sospendere e gli dici guarda che tu non continui più a parlare di queste cose, leggi biologiche, ok? Quindi la paura per esistere ha bisogno di che cosa? Quindi vi ho detto, quello che va a nutrire la certezza è la conoscenza. Dovete informarvi qui, tramite associazioni come questa, letture libri, corsi, entrare nel dettaglio e capire di cosa veramente si sta muovendo in giro. La paura per esistere ha bisogno di che cosa? Di un pericolo. E se il pericolo non c'è, io lo creo. Come l'ISIS, esatto. Se il pericolo non c'è... So che l'ISIS è qualcosa di esterno, reale, irreale, inventato. Qua io me lo creo dentro, perché se ho paura dei marcatori tumorali, PSA, io posso vedere i marcatori crescere. Se il pericolo non esiste, io per giustificare la mia paura, lo creo. Quindi la paura per esistere ha sempre bisogno di un pericolo. Pantera, leone, abbiamo visto prima. Se abbiamo paura di qualcosa, creiamo in noi stessi il pericolo così da giustificare. Ecco i marker tumorali, ecco perché loro giocano con i marker, giocano. La maggior parte dei medici non lo sa, parlo sempre di qui al cucuzzo. Loro sanno benissimo queste cose, quindi se io inizio a giocare con i marker, marcatori tumorali, se sale, tu sei fatto. Non è vero, non è assolutamente vero, adesso ve lo dimostro. Quindi quando un marcatore tumorale, loro dicono, aumenta, c'è un tumore. Se una persona ha paura però dei marcatori tumorali, quando li vede salire, io ho giustificato la mia paura, ecco, sapevo, io ho fatto bene a farlo. Chiaro questo, adesso vi porto degli esempi molto pratici. Quindi ricordatevi, la paura per esistere ha bisogno di un pericolo. Se è reale, è giustificato, io posso agire o attaccare. Se però non è reale, che cosa faccio? Per giustificare la mia paura io lo creo e posso vedere marcatori che salgono. Paura degli esami. Guardate qua.
Se si ha paura degli esami del sangue o si ha paura del cancro, io posso vedere gli esami che inaspettatamente salgono. I marcatori tumorali sono l'esempio perfetto. Ok? Quanti ne sono? Li ho portati tutti nel libro, qua ve ne porto solo alcuni. Tutti questi non sono esami del sangue normale, non è il colesterolo, che vabbè se è alto chi se ne frega, o l'ipertensione o la glicemia. Questi sono esami che se il medico vede l'asterisco, vi guarda come se aveste già il cancro, chiaro? E il PSA è il primo, che viene fatto come esame di routine voi maschietti, come se fosse il colesterolo. Non è un grasso, è una proteina. E se si alza per, purtroppo, il livello medio dei medici, vuol dire che tu hai già il piede, non sulla fossa, ma dall'urologo, col dito medio che diceva il dottor Sergio Signori, e quando va male, un ago da maglia, da 20 centimetri, che vi penetrano nell'ano, vi bucano il retto, perché la ghiandola è nel perineo, tra l'ano, diciamo, e la vicino alla vescica e l'intestino retto, ma per arrivare alla ghiandolina di 3 cm devo bucare la parete del retto, portando dentro batteri che ci sono lì, ecco perché vi fanno fare un bel lavaggio del collo, ma mica sempre funziona. Batteri che migrano, vanno dentro, infatti tanti non escono più, se no col cappotto imogano, ok? Orizzontale. Quindi fate attenzione, non sto dicendo che uno deve fare l'esame, fatelo. Dottor Sergio Sino l'ha fatto perché ha queste conoscenze, quindi si è messo a ridere di un 6, ma vi posso assicurare che se fosse il suo medico a vedere il 6, è bianco, perché 6,3. scusi dottore, 6,3, quando è 4, valore votato per, in maniera arbitraria, non c'è nessun studio che giustifichi il 4, infatti qualche demente sta spingendo al 2,5, PSA 2,5 vuol dire che su 199 hanno una patologia a questa mitica ghiandolina, che il Padre Eterno ci ha messo in posto nascostissimo da tutti, tranne che dal dito medio del medico. Guardate gli esami dei marcatori veloce, perché sennò non riesco a finire. Ho tempo? Ah, che bella notizia. Guardate, quei marcatori hanno una sensibilità e una specificità. Sensibilità, cosa vuol dire? Parlo dei PSA, marcatori del tumore al seno, di tutto. Sensibilità vuol dire che la capacità di rilevare la presenza di un tumore, quindi più è sensibile, più è in grado l'esame di rilevare il tumore, seno, prostata, colo e tutti gli altri. Ok? Guardate un esempio. La specificità invece è la capacità di essere elevato solo nel caso del tumore. E quindi quando andate a fare questi marcatori, che voi non sapete neanche essere tali, ma ormai è penetrato nell'inconscio, quindi non dovete avere queste conoscenze, ma per il medico queste cose assolutamente sì, quando c'è un esame, certamente mi indica la sua sensibilità, la capacità di rilevare, la specificità di essere elevato solo in caso di tumore. Guardate quegli esempi che purtroppo sono all'ordine del giorno. Se la sensibilità è del 70%, il medico ci potrebbe dire: signora, 70% è tanto, cioè 7 su 10, e tu dici, beh, effettivamente il 70% è una percentuale elevata, quindi vuol dire che è molto sensibile. Ok? Se è sensibile nel 70% dei casi, vuol dire che è in grado di rilevare la presenza di un tumore in 70 persone su 100. Cioè, beh, percentuale elevatissima, complimenti a questa scienza. Sì, peccato che vuol dire che 30 persone su 100 avranno il tumore e i valori normali dell'esame. Si chiamano falsi negativi. Falsi negativi vuol dire che l'esame non lo vede, ma c'è. Sono i miei preferiti, però io sulla mia pelle ci ragiono come voglio. Chiaro? Quindi dire che la sensibilità è elevatissima, un 70% è alto, è sbagliatissimo dire che su 30 persone su 100 l'esame non vedrà nulla. Se la specificità è altrettanto alta del 70%, cosa vuol dire? Vuol dire che risulta positivo su 70 persone su 100, ma 30 avranno il marcatore elevato senza avere il tumore. Vuol dire che 30 donne su 100, 30 uomini su 100 andranno a casa con una diagnosi infausta, perché questo è ormai luogo comune, senza avere nulla. Non vi dico la percentuale che ci sono nei vari esami, screening, alla mammografia, non so, intorno al 52%, 1 su 2. Ho la fortuna o sfortuna di risultare positivo e andare a casa con una diagnosi che poi l'esame supplementare fugherà il dubbio, però io per giorni, settimane, sto così, vivo con l'angoscia di avere un tumore al seno che non ho,
ma mica lo so, mi hanno detto che ce l'ho, vado in fiducia. Chiaro? I marcatori non hanno mai e non gli avranno mai una sensibilità, una specificità del 100%, quindi non potranno mai essere sicuri. Ma io non lo so e vado a casa con le gambe che fanno Giacomo. E vi dico che la paura fa 90, ma generano sempre falsi positivi, la malattia non c'è e me la trovano, falsi negativi, la malattia c'è, ma non me la trovano. Chiaro? Sempre, ogni esame laboratoristico o di immagini ha sempre una percentuale più o meno elevata di falsi negativi e falsi positivi. Sempre, ma lo ripeto, io mica lo so e vado a casa con la paura, soprattutto ovviamente nei falsi positivi. Ok? Guardate questo caso di un uomo di 65 anni, provincia di Venezia, l'ha raccontato, posso dirlo pubblicamente, perché l'ha raccontato un amico medico, non cura di altro, questo era un medico di base. Bene, a Paolo è arrivata la letterina del sangue occulto. Che io continuo a dire, se è occulto ci sarà un motivo. No, non viene capito, devo sempre dirlo due volte. Se è sangue occulto ci sarà un motivo. Sì, ma per i medici l'occulto non è come lo intendiamo noi. Quindi se io inizio a guardare con l'occhio, vedo se ho un sanguinamento o sangue. Ma se tu me lo cerchi col microscopio, tu il sangue occulto lo troverai sempre. Infatti 2 su 3 vengono richiamati. Paolo è uno di questi. Siccome tutto ciò è gratis, noi italiani, soprattutto quando un esame è gratis, ci fiondiamo. Se mettessero 50 euro vorrei vedere quanti vanno a fare il sangue occulto. Portaci le feci, le controlliamo, è tutto gratuito. Naturalmente preveniamo il tumore al collo. Prevenire, sbagliatissimo. Prevenire il latino prima che mi venga. Prima che mi venga, non cercare prima. Quella diagnosi precoce che è un'altra cosa. Bene, telefonato dopo pochi giorni, dottore, signor Paolo. Sì, buongiorno Paolo Lazzo. Può venire? Perché? Abbiamo trovato cosa? Il sangue occulto non era occulto, cioè l'abbiamo visto col microscopio, quindi c'è il punto. Non faccia domande, Paolo, venga, ti facciamo una coloscopia gratis. Beh, se no gratis, va bene, dai. Gratis vuol dire che la paghiamo tutti noi. Esatto, gratis, giustamente, sottolinea che a fine paghiamo tutti noi. Però dico, se servisse qualcosa, ben venga, purtroppo non serve. Ma qual è il punto? Che psicologicamente se io rispondo a questi e vado a fare l'esame, poi è a cascata psicologica che per forza che io continuo, se no qual è stato il senso di fare l'esame iniziale? Chiaro? Il dottor signore ha fatto l'esame del PSA, ma con la coscienza di dire voglio vedere e riscontrare, non per dopo seguire tutto l'iter, ma la maggior parte delle persone segue l'iter. Ti dirò di più, l'ho fatto apposta sperando che fosse aumentato, poter dire che non faccio nulla. Lo so. Io non vado neanche a fare il PSA. Comunque me l'ho fatto bene a testimoniare. È gratis la coloscopia. Vabbè, vago se è gratis. Purtroppo c'è. Cosa, dottore? Abbiamo trovato tumore al colon. E qui tutti direbbero, beh, per fortuna questa vera prevenzione c'era, adesso mi tolgono, sistemato tutto, e tolgono mezzo colon. Questo è l'iter di Paolo e l'iter della maggior parte delle persone. Bene. Anzi, benissimo, abbiamo tolto tutto, ma per sicurezza facciamo qualche ciclo di chemio leggera, preventiva, non si sa mai. Ok, sempre a gratis, mi raccomando. Quarto passaggio, naturalmente Paolo può tornare, capito, l'inghippo mentale, può tornare indietro, assolutamente no ormai. Bene, purtroppo sono comparse metastasi, ecco qua arriviamo a casa del dottor Signori. Metastasi, queste cose, cellule dell'intestino che migrano, cambiano forma, cambiano organo e magari diventano un'altra cosa e vanno in giro, creano colonie e ormai è fatta, quando siamo in metastasi non c'è più né santi né madonne. Quindi Paolo deve fare chemio aggressiva, può tirarsi indietro? No, ovviamente. Ci dispiace, non hai risposto in modo atteso, mi hanno detto così, queste lettere del medico di base, quindi la colpa di Paolo che non ha risposto. Gli hanno detto non hai risposto in modo appropriato, come noi ci attendavamo. Ti affidiamo al medico di base che ti aiuterà con la terapia antalgica ad aspettare la morte senza dolore. Era sanissimo Paolo prima. Io non posso dirlo, non sarebbe corretto affermare che oggi sarebbe ancora vivo, ma avendo visto parenti vi posso assicurare che io ci credo. Bene, Paolo ha fatto una fine veramente da topo, da laboratorio, era sano, non è andato a fare l'esame sangue occulto perché aveva problemi intestinali, vedeva sangue da mattina a sera, oppure scaricava, era una persona oggettivamente sana.
Uno dice, oh, oggettivamente no, perché hanno trovato il tumore. Certo, è vero anche questo, però se uno conoscesse un po' di leggi biologiche capirebbe tante, tante cose in più. E adesso ve lo porto con le autopsie, ve lo dimostro. Quindi Paolo oggi non c'è più. Ma naturalmente è colpa sua che non ha risposto alle terapie. Guardate il periodo. Aprile, fallo screening, gratis. Maggio, tolgono il collo. Luglio, chemio leggera. Novembre, metastasi. Cioè non è che uno si pone a qualche domanda, anche se è stata a chemio, no. Sono delle cellule che impazzite, sono migrate nel torrente sanguigno, hanno cambiato forma e hanno colonizzato altri organi. Incredibile. Come se la cellula dell'intestino fosse uguale alla cellula del fegato, fosse uguale alla cellula del polmone. Ma questo nessuno si pone questa strana domanda. Novembre, quindi passa un anno dalle metastasi, quindi pensate che vita in quell'anno, entra fuori dall'ospedale, che ha dolori, nausea, vomito, nomagna, eccetera. Cure palliative dal medico e poi è stato preso in carico dalla morte nel 2010. Bene, Paolo purtroppo per la scienza è un caso negativo perché non è morto dopo i 5 anni, è morto entro i 2 anni. Era 2008 ed è morto nel 2010, quindi questo è un caso che va a inficiare le statistiche. Delle statistiche mediche, ecco, nuovamente quando superi 5 anni sono tutti vivi anche se sono morti, questo è ufficialmente. E veniamo al caso del PSA molto velocemente, però siccome interessa milioni di individui che non hanno la più alba idea di cosa stanno facendo da mattina a sera, e questo voi donne applicate al seno perché non cambia, sono due ghiandole sensibilissime. Prostata e seno, non a caso due organi anche ormonosensibili, quindi sensibili agli ormoni, tanto per capire, qui possiamo spezzare una lancia sul discorso dell'alimentazione. Quindi l'esame viene fatto in funzione di una prostata, di questa ghiandola di 3 cm, una noce messa dietro nel perineo, nascosta da tutto, tranne che alle sgrinfie dei medici. In maniera arbitraria hanno deciso che 4 è un valore di questa proteina. Se io trovo nel sangue 4,02, si accende l'allarme. Okay? Scatta l'allarme rosso, medicina difensiva, diceva signore. Difendono chi? I pazienti? No, e loro di dietro. E quindi io metto in atto i protocolli, non rischio niente, anche se il paziente non ce l'ha fatta. Va bene? Scatta l'allarme rossa oltre 4. Approfondimenti, dito medio, se va bene, biopsia, se va meno bene. Eccola qui la prostata dove il Padre Eterno ce l'ha messa, attaccata al retto, vicino alla vescica, ecco perché può creare stimolazione dell'urinazione, oppure magari bloccare un po' l'urina, può dare fastidio all'intestino quando si gonfia tanto, eccetera, eccetera. E per arrivarci partono dall'ano con un ago, non è che ci arriva col dito senti solo tramite la mucosa del retto, perché qui c'è il retto. E quindi vanno i buchi da 6 fino a 30, ho sentito anche 33, numero esoterico, però 33 buchi con un ago da maglia lungo 20 cm in una ghiandola che è 3 cm è veramente impressionante. Cosa potrebbe mai succedere a una ghiandola sensibilissima che infatti la natura ce l'ha messa nascosta? Può esplodere, lo diceva prima il signori. Posso trovare chiaramente più buchi fai, più facilmente troverai cellule strane. 30 buchi con questo aghetto qua. Questo aghetto ha un meccanismo che va dentro e fuori, fa dei micro prelievi. Solo che facendo micro prelievi tu togli sempre dei micro frammenti di una ghiandola sensibile, voi pensate al vostro seno che non cambia, da un ago, e poi questi vengono analizzati e questo decide la vita e la morte di una persona, scusate, di milioni di persone. Okay? Portando dentro batteri, perché bucando la parete del retto i batteri entrano. E dove vanno? Fuori dall'intestino, possono creare infezioni gravi, se una certa età è difficile venirne fuori, e lo sanno bene. Ma la cosa incredibile è questa, che non esiste un livello di assenza di malattia. L'hanno trovato con PSA inferiore a 1, questo tristemente noto cancro. PSA inferiore a 1. E allora il 4 che cos'è? È una presa in giro. L'hanno usato a livello internazionale per poter decidere di fare i trattamenti. Qualcuno sta già spingendo verso 2,5, pensate. Ma allora tu mi garantisci che sotto 4 c'è niente, nessuno può garantire nulla, come anche che sopra 4 c'è la patologia che ti porterà alla tomba. Eccolo qua, l'incidenza del cancro. Uomini tra i 40 e i 50, 4 su 10. Uomini dai 70 anni, dai 60 ai 70 anni, 7 su 10. Eccolo qua, dottor Signori, con 6,2.
scusa, tre. Uomini oltre, quando questi fanno gli esami a uomini sopra i 70 anni, secondo me sarebbe da riaprire Guantanamo Bay, non da radiale, da mettere col grembiulino arancione lì chiusi, perché se tu fai l'esame a 1,70 anni è matematico che verrà fuori qualcosa. E un giorno mi chiama una persona di 83 anni, mi fa, dottor Pamio, grazie per il dottore, non sono dottore, ma boh, Pamio, ho letto il suo libro, ho visto il video, sono andato a fare l'esame, scusi, quanti anni ha? 83. Cos'è il risultato? Positivissimo. Sì, come fa a saperlo? Cioè, non lo dico, io dico le statistiche. 83 anni vuol dire che statisticamente aveva una percentuale elevatissima di... Infatti aveva trovato il PSA molto elevato. Ma lei come sta? Ma mi sta bene. Boh, la saluto, grazie, buonasera. Chiaro? Che cosa fanno questi? Questi finiscono i protocolli, non avendo niente. Perché adesso vi porto i dati reali di mortalità. Alcuni muoiono di cancro, la maggior parte muoiono con il cancro. Chiaro? Sì, esatto. Questi sono dati comunque riportati dalla medicina, dal famoso medico che ha citato prima, Richard Ebel, lo scopritore del PSA negli anni 70. Quindi noi andiamo oltre. E guardate questo patologo del Veneto cosa ci dice? Nell'autopsia di cadaveri di vecchi contadini, qui, ho trovato tumori regrediti e neutralizzati naturalmente. Era tutta gente guarita da sola ed era morta per altre cause. Sicuramente qualche vecchiotto qua faceva un po' più di pipì del solito, qualcuno faceva un po' più fatica a fare la pipì, ma questi mica andavano a farsi il PSA, questi morivano sui campi, 80 anni, 90 anni, la Villetto non si svegliava più, o morivano per altre cause. Nel momento in cui hanno inventato l'esame del PSA negli anni 83-84 c'è stato il boom di diagnosi, e lì di operazioni, e lì di interessi economici. Guardate qua cosa rivelano le autopsie in Svizzera. Donne con tumore al situ, al seno in situ vuol dire, come può insegnare il dottor Signori, sono tumori chiusi, incistati, non nutriti dal sangue, non crescono, palline, noduli, ciste, chiamate ufficialmente tumori in situ, quasi 4 donne su 10. Uomini tumore al situ in prova alla prostata, come dire, voi 4 su 10 e noi chi siamo? Noi 5 su 10. E guardate la tiroide, 100%. Queste sono gente morte in strada, non per malattia. Qualcuno forse sta facendo i trattamenti, ma la maggior parte non sa neanche di averli. Eppure guardate cosa dicono le autopsie. Ne ho portate diversi casi in giro per il mondo di esami autoptici nel libro Cancro S.P.A. e anche la fabbrica dei malati. Far capire quello che diceva Amber. Questo è dimostrato dagli esami autoptici. Che uno nella vita media può fare più o meno determinate situazioni, ma nel momento in cui non le scopre la vita va avanti benissimo. Nel momento in cui lo scopre è immerso nella paura, io ho finito di vivere. Chiaro? A Cleveland, anche qui hanno cercato la prostata. Quindi ragazzi di 20 anni, 1 su 10, ragazzi di 70 anni, ragazzotti di 70 anni, 7,75 su 100, e tornano i dati di prima, erano circa 80. Più o meno siamo lì. Quindi vedete che più aumento con l'età, più rischio che se faccio esami mi troveranno qualcosa. Ma io morirò di quello? Non lo so, se fai i protocolli, facile. Se non fai i protocolli, fai come il Torsaggio Signori, che sta benissimo. Però, signori, aveva le conoscenze. Vedete la discriminante? Quello che va a nutrire la certezza è la conoscenza. Quando io non so, sono in balia. E la paura blocca e paralizza le coscienze. E loro lo sanno bene. Il sistema lo sa benissimo che la paura gestisce miliardi di persone. Infatti la usano da mattina a sera. Guardate la sovradiagnosi che l'ha accennata prima, ma è un argomento complesso, delicatissimo e importantissimo. Perché? Perché tramite la sovradiagnosi che cosa succede? Loro gonfiano le statistiche e fanno entrare gente che non ha niente dentro protocolli oncologici. Quindi gli esami mettono in evidenza che cosa? Lesioni, tumori in situ, polipi, raga, li buttiamo dentro tutto il calderone e questo fa lievitare le statistiche. Vedete, oggi siamo alla sopravvivenza dell'80%, ma di che? Tanto il linfoma non Hodgkin, il linfoma è un 90-80%, dopo guardi in casa, ti guardi dietro e vedi questo, che conoscevi il tuo amico, pare parlo per esperienza diretta, è entrato, non è più uscito, è entrato, non è più uscito, allora sono maledetto io, sono sfortunato, oppure c'è qualcosa che non torna nelle loro statistiche. Le loro statistiche le gonfiano per farci credere che ormai siamo arrivati alla risoluzione di tutti i problemi. Mi ricordo quando nel 2000 il compianto per qualcuno, per me non Alberto Veronesi, lui diceva: è pronto il vaccino per il cancro.
io mi ricordo perché tenevo i tagli di giornale. Il vaccino per il cancro nel 2000, di 20 anni, ma neanche tra 100 non c'era mai il vaccino per il cancro. Ma loro vi danno le perle, i porci, come dite, tranquilli, ormai stiamo lavorando per voi, per voi. Se sconfiggono il cancro, le sapere lì, le vero medici, che fine fanno, non lavora più nessuno, i suoi figli, i suoi nipoti che lavorano tutti nell'Istituto Europeo del Cancro di Milano. Ma a parte questo, non esisteranno mai, perché come diceva il Signore, è un problema nostro. La guarigione è autoguarigione. Chiaramente, se mi metto nelle migliori condizioni, se vengo mal supportato da bravi medici che mi danno per manina, ma i processi li devo fare io, punto e a capo. Quindi cosa fanno queste? Aumentano i numeri di tumori, aumentano i trattamenti inutili. Quante donne vengono operate oggi al seno per niente? Quante donne vengono operate la tiroide per niente? La donna di Paola c'è un endocrinologo che toglie la tiroide come fosse una caramella. Tanto c'è l'utirox, è il problema. Forse qualcuno ha qualcosa da guadagnarci, magari il mandorlato Balocchi da qualche casa farmaceutica. Chiaro, e sto parlando della generalità, non sto parlando quando c'è realmente un problema che mi ha tirato si gonfia, mi fatica a respirare e quant'altro. Ma oggi che venga tolto così come fosse una passeggiata, io ci penserei bene due volte. Quindi, sovradiagnosi cosa fa? Aumento gli screening, aumento le diagnosi, aumento le sovradiagnosi, cioè non tumori, ma visti come tali, e quindi aumento i trattamenti e i sovratrattamenti. La maggior parte delle persone oggi sta subendo sovratrattamenti inutili al seno, tiroide, prostata, intestino e chi più ne ha più ne metta. Perché questo è un meccanismo diabolico. Meccanismo diabolico, lo dico due volte. Ogni anno in America, guardate la prostata, 240.000 cancri alla prostata, sto parlando, 35.000 in Italia. Il rischio reale di morte qual è? Parlo del tumore a prostata, 3%. E il 97% vuol dire che è sovradiagnosi, vuol dire che 97 persone su 100, 97 uomini su 100, gli viene data una diagnosi di cancro che non è, ma che subisce, lo stesso subiscono i trattamenti. E vuol dire biopsia, se va bene, vuol dire prostatectomia, vuol dire dopo pannolone, perché tardi urina e diventi più impotente nella maggior parte dei casi, anche se adesso con i robot riescono a fare cose un po' più precise, ma almeno qui in Italia, quando ti tolgono la prostata, nella maggior parte dei casi è un uomo, magari 50, 60 anni, anche 70 anni, vabbè, 80 anni, mi tira più, non problemi zero. Però, chiaro, avere il pannolone per tutti i giorni della mia vita non è il massimo, vi dico per esperienza diretta, non mia, perché a me mi avranno da morto naturalmente, ma parlo perché purtroppo o per fortuna conosco tanta gente, vedo migliaia di persone nella mia scuola, ai corsi eccetera, quindi vi dico che questo è diffusissimo. Impotente e incontinente. Ho conosciuto un uomo di 50 anni che non gli avevano detto questo che io dico, che c'è scritto nel libro di Richard Hebley, lo scopritore del BSA, che se tu la togli la ghiandola rischi impotenza e incontinenza. Questo ha trovato a 50 anni, impotente, incontinente, e si è lasciato andare psicologicamente. Cavolo, l'hai fatto anch'io, perché cioè, ho capito che non è tutto qua, però la vita ha bisogno anche di un certo tipo di situazione. Quindi sovradiagnosi del cancro prostatico, 97%. È uno degli esami più fallimentari della storia dell'umanità. E oggi tu vale guai. Ha prevenito milioni di tumori, gente che sa, come qua lo scopritore del PSA. Mai avrei sognato che la mia scoperta avrebbe portato a un disastro sanitario. Miliardi di dollari e milioni di inutili trattamenti, debilitanti, impotenza e incontinenza. Chiaro, non l'ha detto Marco Cacco, l'ho detto colui che ha scoperto nel 70 il PSA, cioè forse avrà qualcosa da dire in merito o no. Parli con i medici normali, neanche lo conoscono, c'è il libro in italiano che è bellissimo, bellissimo, ho esagerato, è veramente interessante come dati, lui lo denuncia da decenni e nessuno lo bada. Nessun giornale, nel New York Times nel 2007, un trafiletto, ma come un trafiletto? Dagli porto a Bruno Vespa, è ironico naturalmente, porto a Pierino Angela, ironico anche questo naturalmente. Bene, questo qua che sarebbe la premio Nobel, che dice guardate la mia scoperta l'ho fatta perché sono un fisiologo, ho fatto questa scoperta, ma mai avrei pensato che il PSA venisse usato come esame preventivo, diagnostico preventivo. Oh, questa la trovate, mettete Richard Hebley e vi verrà fuori tutto.
E l'altra cosa è che col test del PSA avete 50 volte più probabilità di rovinarvi la vita che di salvarla. Dottor Hollis Broly dell'American Cancer Society, non è un omeopata, non è un carbonaro, stiamo parlando del lente primario al mondo del cancro, ti dice tira moneta, siamo là. Io dico che ha sbagliato, che non è tira moneta, il 97% è ben più. E infine guardate che cosa. Business 100 miliardi, solo in America 100 miliardi all'anno. La prostina, che io non sapevo che cosa ruota attorno, però non c'è solo operazioni, farmaci, ci sono i pannoloni, le protesi meccaniche. Quando ho letto questo io ho rabbrividito a pensare che c'è una pompetta esterna che tu pompi, è un'erezione con un meccanismo meccanico che ti va a sostituire l'erezione. No, io vado in Svizzera e mi autoelimino. Chiaro. Perché non me l'avete detto prima? Punto di domanda. E c'è un mercato veramente scritto da Apple, mica hanno inventato o trovato su internet, così nei siti di etrologi. Nel libro di Apple, che è stupendo, è dalla Cortina Editori ed è recente, avrà qualche anno. Chiaro? Quindi qui c'è un interesse, un business spaventoso. Vediamo cosa veramente potrebbe influenzare il PSA e l'accusazione recente. Se io la sera faccio i bagordi in letto, e magari la mattina, il giorno dopo l'esame del PSA, potete trovare il PSA elevato. Vito Sergio. Se faccio le testine, potrei avere il PSA elevato. E vedo, questo può cambiare la vita e rovinarla e uccidere milioni di persone. C'è chi va a fare il giretto in bici, la sella sui moto, per lungo periodo, la sella sfrega il perineo. Se io, o il giorno dopo, uno potrebbe dire karma, che il giorno dopo hai l'esame del PSA, vado a fare il PSA, mi trovo il PSA elevato, il medico mica ti chiede Marcello, cosa hai fatto ieri sera? Stanno a fare un giro in bici? No. Cosa hai fatto a letto? Niente, ti manda dall'urologo, medicina difensiva. Oltre 4 loro si parano la prostata loro, mandandoti dall'urologo. L'urologo poi si prende la responsabilità di farti la biopsia e mandarti magari dall'oncologo. Chiaro? E io ho fatto un giretto in bici e avevo 10, lo dico per esperienza, 10 di PSA. Ma il medico mica le sa. E invece di dirti come dovrebbe fare un bravo medico, ne conosciamo naturalmente, dici, ascolta, mangia, bevi bene, tranquilli, vediamo tra 2 o 3 mesi, rifacciamo l'esame. Fa l'esame dopo 2 mesi, tornato sotto i 4, tanto per capire come potrebbe essere anche un'intelligenza ecco, collegata col resto del corpo. No, 4,02, urologo e via così. Chiaro? Io magari ho fatto sesso la sera prima, ho fatto un giro in bici, meglio sesso direbbe qualcuno. Sentito biologico è il boccone sessuale. Quindi quando io vivo conflitti, magari faccio un rapporto sessuale con la mia compagna e non mi tira, invece di mettersi a ridere e andare a bere una birra, io vivo comunque impotenza, oddio, poi la ghianda, la potenza sessuale, quindi, oddio, ecco, io il giorno dopo ho il PSA e magari mi trovano 12, 10, 9, 20, perché ho visto anche 40 e oltre 100. Chiaro che c'è qualcosa ovviamente da investigare, però stiamo parlando di ridicolati. 402 vi mandano a fare gli accertamenti, siamo alla follia. Disfunzione rettica, tradimenti, sentirsi sottomessi, autorità femminile, eccetera, eccetera. Mi siamo in chiusura. È importante l'informazione. Sì, l'ho detto prima, quello che va a nutrire la certezza è la conoscenza. Guarda questo test che è stato fatto da uno dei più bravi medici, morto da poco purtroppo a livello europeo, che era Gianfranco Domenichetti. Insegnava a Losanna e a Ginevra, è stato responsabile della sanità del Ticino per più di 30 anni, quindi, e questo ha preso 900 persone, le ha divise in 2 e le ha dato questo, a voi di destra, non c'entra l'aspetto politico. Voi, in occasione di un esame banale del sangue, ascoltate me, vorreste, guardate le parole, diagnosticare precocemente il cancro al pancreas? Già uno dice pancreas, cancro, trema. Poi la domanda è, quanto costa? Gratis? Ok, ecco la vostra risposta. 60 dice, certo, se il test è gratis, io lo faccio. Prevengo il cancro al pancreas. Bene, guardate attentamente a voi che cosa ha detto il dottor Domenichetti. Questo è pubblicato nel 2000, ma Pirino Angela non l'ha letto. A voi che cosa ha detto il dottor Domenichetti? Vi ha detto, durante un esame del sangue banale da vostro medico, vorreste precocemente diagnosticare il cancro al pancreas? A voi, stessa roba loro. Però a voi vi ha detto qualcosa in più. 2.
Il test non è preciso. 70% di falsi positivi vuol dire che 7 su 10 di voi andranno a casa con la strizzetta tra le gambe. 7 su 10, uno dei test più veramente più fallimentari dopo la prostata. Infatti vi dico, no, guardate, verranno fatti esami supplementari per fugare il dubbio che avete un cancro al pancreas. Poi vi dice, guardate, in Svizzera solo 11 su 100.000 è incidenza bassissima, per fortuna. E di quei su 100, 2 sono ancora vivi dopo i 5 anni e io dico 0 dopo 10. Ecco la vostra risposta. Ve lo metto insieme per capire il livello. Non è che loro sono deficienti e qua sono tutti laureati, è che voi avete ricevuto un'informazione parziale, non sbagliata, parziale. Voi avete ricevuto un'informazione corretta, guardate come cambia la percezione. Quindi secondo voi quando vi mandano a casa il foglietto del sangue occulto, del papillomavirus, le vostre bambine possono fare sesso a 10-11 anni, tutti tranquilli, felici e beati, come ve le faranno? Le daranno le informazioni. Qui giocano. Quando la prima volta ho letto la lettera del papillomavirus alla ministra Turco, che scriveva come nonna, mi ha commosso, già mi ero messo la mano sul cuore, e un'amica mia mamma, gli è arrivata a casa bambina di 11 anni, ha letto la lettera e mi ha toccato il cuore, proprio la nonna, che non scrivo da ministra, poi ha firmato il ministro della salute Livia Turco, ma scrivo da nonna, pensa che gentile. E quando l'ho letto, ho detto, ma potrebbe avere, ho detto, io domani vado a fare il papillomavirus, anche se non al collo dell'utero. Ma sapete che adesso fanno anche i maschietti perché hanno le scorte da svuotare, quindi le fanno anche i maschietti, che così possono tranquillamente in libertà fare sesso tra di loro 10, 11, 9 anni. Come vi daranno le informazioni, complete o no? No, perché se le vedessero complete non andreste più a fare la mammografia e il PSA e il sangue occulto e tutto, se vi dessero le informazioni complete, chiaro? Perché domanda, che mi serve cercare il cancro al pancreas se anche me lo trovano? Statisticamente non ho tante probabilità. Parlo sempre di protocolli ufficiali. Qua siamo nell'ambito della Santissima Trinità. Chirurgia, chemioradio. Chiaro? Paura della diagnosi, siamo arrivati in chiusura. Questo è recentissimo, l'ho trovato qualche mese fa, è venuto fuori a febbraio di quest'anno, e hanno seguito la scansione cerebrale, hanno fatto l'attacco, 30 persone sane, mentre parlava il medico. Molto interessante quello che è venuto fuori. La gestualità, le parole scelte dal medico hanno prodotto effetti organici, quindi hanno visto quel caschetto, questo mentre parlavano, gli radiografavano il cervello, hanno visto che mentre parlava o come gesticolava si accendevano delle zone nel cervello diverse rispetto a altri. La prima area che si attiva è il bisogno di capire. Metto una croce sopra perché naturalmente nessuno vi spiega il cancro, punto. Non sanno capire la causa e l'origine dell'ipertensione e colesterolemia, figuriamo se del cancro. E dico, signore, così, dice a me, visitante donne, oppure signore, va la prostata colpì, punto, tumore mono 1, stop, mettete la via. Quindi non avete nessun tipo di spiegazione, punto. Però si attiva l'area nel cervello del malato, come dire, io ho bisogno di capire, dottore, mi spieghi perché a me sì e Guglioni no? Mi spieghi per esempio questo. Due, si attiva l'area del bisogno di essere compresi. E qui stendiamo un velo pietoso, no? Io generalizzo, ma è chiaro che persone abituate a vedere centinaia di malati arrivano ogni giorno, ormai hanno chiuso tutto, sono completamente isolate dall'aspetto emotivo, non si sa mai che il transfer possa passare di qua. È chiaro che ti vedono come un mesotelioma della pleura piuttosto che un linfoma di Hodgkin o non Hodgkin. Chiaro, non ti vedono più come un essere umano che sta vivendo certamente un disagio, che sta vivendo sicuramente dei conflitti, ma ti vedono come un carcinoma al fegato. Chiaro? Ma l'essere umano ha bisogno di essere anche compreso emotivamente. L'altra, terza area, ha bisogno di attenzione. Tutto questo naturalmente viene meno quando entriamo negli ambiti ufficiali. Chiaro, generalizzo, sicuramente sarà chi lavora anche bene, ma nella maggior parte dei casi possiamo immaginare. E quando... E vi dico storie che raccontano a me persone che sono passate allo IOV, eccetera, e guarda, non entro neanche nell'ambito che è meglio, come veramente la diagnosi può uccidere, la paura può uccidere molto più di determinate terapie. Dopo una diagnosi di cancro o malattia degenerativa, la paura pervade tutto. E quanto più è considerata mortale il cancro è il non plus ultra, è chiaro che la paura potrà avere effetti devastanti. Paura. ADH, cortisolo, scascato ormonale, attacco e fuga dove vago. Nessuna parte, continuo a le stesse persone, vivere nei stessi ambienti, ma non faccio quel click
che spiegava prima il dottor Signori nei suoi libri con la raccolta di 40, e qua molti di voi possono testimoniare. Non è fatto né venuto quel click in cui ho cambiato la dinamica interiore, cambiato il modo di vedere anche le persone, il lavoro, eccetera, o cambiato marito, lavoro, eccetera, eccetera. Okay? Quindi paura della sofferenza, paura di perdere tutto, paura della morte, paura dell'aldilà. Ormone, ADH, e non l'ossitocina dell'amore, ma l'ormone della paura, e questo è tutto quello che abbiamo visto prima come cascata ormonale. Questo ve l'ho detto prima, tumore, 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 ve lo dicono già nel nome, quindi mettetevi via, non c'è scampo. Imparate questo, non serve imparare, vedete dentro l'inconscio. Ve l'ho detto all'inizio, è l'unica malattia che non serve nominarla. Grande male. È il bao, è il verme, ne ho sentito di tutti i colori. E vi fa capire cosa c'è sotto, quando invece... E la bellezza è quello che ha detto anche prima, signori, come può cambiare le dinamiche nel momento in cui io vado a smorzare o spegnere la paura. Inizio a capire un attimo determinate dinamiche, mi metto al centro dell'attenzione, mando a fare in culo più di qualcuno, cambio le cose, magari mi alimento anche meglio, a parte che mangiava per ciao la mattina e la sera, ecco, insieme all'alimentazione è chiaro che ormai i dati di fatto ci sono, il terreno in una certa condizione è il non plus ultra, però ci posso tranquillamente credere che ci sono persone che vanno a McDonald's un giorno sì, un giorno no, e guariscono, però di avere una fede incrollabile. Guardate le parole, il suo male è incurabile, lei ha 6 mesi di vita, uno così dovrebbe essere arrestato e messo a Guantanamo. Come puoi dire una persona, lei ha 6 mesi di vita. E infatti le testimonianze portate da signori, e qui tra di voi ce ne sono, smentiscono gente che ha seppellito il medico che ha fatto la prognosi. Nel 2007 avevamo fatto Abano, 700 persone, avevamo una serie di persone guarite, c'era gente veramente lì dopo 30 anni da una prognosi di 7 giorni e sicuramente non si è pellito il medico che gliel'ha fatta. Il suo cancro è maligno e infiltrante. Parolina magica, quando vuol dire infiltrante vuol dire che tu non puoi più gestirlo perché si infiltra dappertutto. Come puoi fare con calcio infiltrante? Infatti è uno considerato dei peggiori. Sono comparsa metastasi e qui ci stanno già scolpendo la lapide, se io ci credo, se non ci credo, voi siete la prova vivente, io sono chiacchiere, distintivo come direbbe qualcuno, ma voi lo avete vissuto, quindi sapete molto, potete insegnarlo a me, ma se io entro in questo ambito di paura, non se ne viene fuori, potete pregare, andare a Lourdes, Medjugorje, mangiare frutta e verdura mattina e sera, aiuta, aiuta, ma se io ho paura... ADH, cortisolo, cascata ormonale, l'ipofisi, e mi metto in un terreno pericolosissimo. Se non segui i protocolli morirà, ho sentito anche questo da donne andate al reparto qui di Iova, mica nei libri, signora, se non segue questo lei morirà, sì, io ci credo, morirò. Quindi guardate le cose ormai ci sono, quindi la paura può uccidere senza tante problematiche. Se la diagnosi o la prognosi diventa una credenza per me, cioè io ci credo, è chiaro che la guarigione sarà pressoché difficile. Non dico impossibile, perché impossibile non c'è nulla in natura, ma se io credo alla prognosi, ai 7 giorni, 6 mesi, io dopo 6 mesi morirò. Poi fanno l'autopsia, 5 minuti arrivo, fanno l'autopsia e non trovano niente, però intanto che la persona è morta. Siamo arrivati in chiusura. Lo strumento più potente, ve l'ho detto prima, è la conoscenza, l'informazione, che mi permette di mettermi in un terreno ottimale. Quindi se conosciamo le leggi della vita, le leggi della natura, se capiamo che gli screening non prevengono nulla, ma diagnosticano precocemente, ed è un'altra cosa, prevenire, latino, prima che mi venga, è lo stile di vita, quello che mangio, quello che penso, quello che sento, quello che dico, quello che faccio, tutto in maniera organica e anche spirituale. Se miglioriamo il terreno biologico, se coltiviamo motivazione e entusiasmo per la vita, se capiamo che la prevenzione non è screening ma è latino, l'etimologia ce l'hanno fatta togliere appunto perché ci hanno rimbambiti meglio, se iniziamo a conoscere l'origine delle parole capiamo tantissime cose, capiremo prima che mi venga. Diagnosi, diapignosi, conoscenza per mezzo di, è greco, conoscenza per mezzo di uno strumento, e purtroppo vedono anche male perché ci sono i falsi positivi e i falsi negativi.
Quindi il terreno, se la trovi in confusione, intensità del conflitto, durata del conflitto, terreno biologico, sono quello che possono e che vanno ad influire su quello che è il mio stato situazionale in quel momento preciso, cioè qui e ora. Okay? Quindi come è stato il conflitto, quanto è durato e com'è il terreno. Io punto molto l'alimentazione insegnandola, ma anche perché vedo i risultati, quindi a prescindere di tutto quello che si sente è mettersi nelle migliori condizioni. E chiudo con questo qua. Se un conflitto dura troppo nel tempo, se vivo permeati nella immersi nella paura, se sono isolato affettivamente, e qui non l'ho inventato io, parenti serpenti, non l'ho inventato io, giuro, è un modo di dire, ma purtroppo è sacrosanto, quanti ne ho viste di una persona che non voleva fare la chemio e che aveva tutti i parenti contro, l'hanno costretta a fare la chemio e viceversa. Se continuiamo a vivere recidive dello stesso conflitto e se abbiamo una situazione di intossicazione generale perché il terreno, l'alimentazione, tutto è sbagliato, è chiaro che dopo qui si somma tutto. Finisco proprio con l'ultimo Knock. Questo l'ha scritto nel 23, Jules Romain, dottor Knock, il trionfo della medicina. Per lui tutti i pazienti erano persone, anche i sani, erano malati ma non sapevano di esserlo, bastava dirglielo. Guarda che forse hai qualcosa che non va, no, guarda, sto benissimo, no, vai. Io da anni che continuo, ma cavolo, non faranno mai qui in film, perché è una commedia francese, e l'anno scorso hanno fatto finalmente il film che vi consiglio di vedere, il dottor Knock, con Omar Sy. No, l'hanno sicuramente smussato, ecco. L'hanno molto edulcorato, però è interessante che almeno qualcosa è venuto fuori. Siamo tutti malati. Basta che qualcuno ce lo dica e ci convinca che lo siamo. E chiudo proprio con il grande Walter Matthau. Il dottore mi diede 6 mesi di vita, ma quando gli dissi che non potevo pagarlo, me ne diede altri 6. Grazie. Grazie Marcello Pagno per questa bellissima relazione. Grazie Marcello. Aggiungo solo 20 secondi. L'esame del sangue occulto è talmente sensibile che è estremamente probabile che venga positivo. Prendiamoci 5 minuti di tempo per fare qualche domanda a Marcello Pamio, perché poi lui ci lascerà e quindi non sarà presente con noi nel pomeriggio. Se qualcuno ha qualche domanda da fare a Marcello... No, volevo solo ringraziarvi tutti e due, perché sono sempre stato considerato fuori di testa, perché no... un medico curante e non ho mai fatto niente della medicina. E adesso mi date sono felice perché non sono più dentro di me mi considererei un matto, no? Perché mi dice non ti ha mai fatto l'analisi del sangue, non ti mai te fuma, te mangia, te beve, non ti fa niente della corsa, perché un mio amico è andato a fare le analisi, che ha trovato altri trigliceridi, ma il cuore dalla mattina alla sera fa il foot in palestra tutto. E lei da me, ma ti mangia, te fate un'analisi del sangue, ma vi fa niente. E ora tutto si fuori con la testa, e ora vi ringrazio, perché scusa che non ho neanche dottore di base di niente, perché mi ho seguito un unico dottore, scusami, che sta a Menono, che è morto a 92 anni, che spacchia gli osti persichi con i denti, e capisce, no, il Veneto. E mi ha detto, guarda che qui a macchi, che sto corpo qua, te lo comanda ti. Fa par meglio che te fa. Basta. Grazie. Vi ringrazio. Grazie. Tutti e due vi ringrazio. Se venite qui andiamo meglio. Grazie, certamente non avvallo lo stile di vita del fumo, me drogo, eccetera, però capisco. No, farebbe meglio magari un po' de... Scherzi a parte, sì. Prima cosa che ho fatto quando è nato mio figlio, sono andato all'ASL e ho cancellato il pediatra, aspetta che magari non mi vede. E sono andato a cancellare il pediatra non sapendo, perché l'informazione quando fa la differenza, io non sapevo che era libero, pensavo che per un neonato il pediatra fosse obbligatorio per legge. Mi sono informato, come non è obbligatorio, sono andato all'ASL e ho detto alla signorina, mi cancelli il medico pediatra. Ma si può? E come si fa? Sì, prema cancia sulla tastiera. Morale, io l'ho cancellato di a serie, ecco. Quindi mio bambino adesso ha 3 anni e mezzo, quasi 4, il simbolo della salute, non ha mai avuto pediatra e, ripeto, va su per i muri, senza vaccini, tanto. Chiudo la parentesi. Bravo. Sei proprio strano, te. Puoi venire qua? Ok, posso. Magari lo porto un po' fuori tema, però mi sto chiedendo... A parte che effettivamente adesso siamo colpiti tutti da questi tumori, da questo
quello che c'è in giro. Ma mi sto chiedendo da tempo il perché di tutti questi Alzheimer che ogni giorno si sentono e colpiscono chiunque e varie età. Ecco, l'analisi che spesso si sente dire è perché ci sono metalli pesanti in circolo, mercurio, alluminio, malalimentazione, stress, eccetera. Però secondo me è generica sta roba. Quindi mi sto chiedendo proprio il perché di tutte questi Alzheimer. Ecco. Beh, lei non mi conosce, giusto? No. Boh, perché sto scrivendo un libro sull'Alzheimer. Okay, quindi questo si chiama sincronicità o serendipità, no, a parte gli scherzi. Sto proprio scrivendo, è quasi finito, perché mi ero incuriosito assai, avendo avuto anche in famiglia questa malattia veramente particolare che da un certo punto di vista ti va a svuotare di tutta la tua identità. Cioè, se non riconosci più non solo gli altri, neanche te stesso, quindi perdi completamente la tua autonomia e anche dignità umana. Quindi mi sono chiesto anch'io come mai. Dal punto di vista ufficiale ci sono vagonate di studi pubblicati, ufficiali, e il problema è trovarli, tradurli e renderli comprensibili. Ci sono delle cose molto interessanti, quindi ci sono vari filoni. Uno, c'è l'aspetto che è oggettivo, quello dei metalli pesanti, sempre più presenti nella nostra diciamo non solo alimentazione, ma ce li spalmiamo sulla pelle. La maggior parte dei farmaci hanno alluminio, psicofarmaci hanno alluminio, i protettori gastrici hanno alluminio, ce lo mettiamo nelle creme, deodoranti a scellare hanno alluminio, cuociamo in pentola di alluminio, le lattine hanno alluminio, dentro c'è un liquido acido, cioè, quindi oggettivamente l'alluminio è un metallo. Mi ero dimenticato quello più importante, ce li iniettano anche dentro il corpo con i vaccini, chiusa la piccola parentesina, ecco. Quindi è ubiquitario. Capire come mai non viene a tutti, questo è un altro par di maniche, perché tutti siamo sottoposti a scie chimiche che vengono giù, sali di alluminio, sali di bario, sali di torio, eccetera, ma in più ce lo mangiamo, beviamo, spalmiamo sulla pelle e quant'altro. Quindi capire perché a qualcuno e a qualcuno no è un altro par di maniche, quindi secondo me c'è anche la componente di tipo psicologico emotiva, sempre, in tutte le patologie, tanto più nell'Alzheimer. Altra cosa che trovano sempre è la candida. No, nella vagina, nel cervello. Parlo di studi ufficiali pubblicati su PubMed.gov, quindi database mondiale ufficialissimo. Quindi trovano nei malati di Alzheimer e non nel gruppo campione senza patologia, trovano candida, micotossine dentro il cervello. Quindi le ipotesi sono variegate. Una a cui propendo io è un problema diffusissimo che si chiama permeabilità intestinale. L'intestino è sempre più permeabile, purtroppo i bambini piccoli, che è fondamentale l'allattamento al seno, perché il colostro va proprio a tappare i buchi di un intestino permeabile, che nasciamo con i buchi, e il colostro e poi la lattazione va a tappare tutto quanto, e nel momento in cui fai i vaccini infatti hai disastro. Cosa succede? Se l'intestino è permeabile, non sono i bambini che negli adulti, filtrano nel sangue tossine che non dovrebbero entrarci, metalli, alluminio, mercurio, candida, batteri, nel sangue va in tutto il corpo, e se la membrana permeabile anche del cervello permette l'entrata, ti trovi in situazioni che non dovrebbero esserci. Quindi dirti qual è la causa non saprei, penso nessuno possa dirlo, ci sono varie ipotesi. Il mio libro è strutturato nella prima parte, do tutte queste spiegazioni, nella seconda parte intervisto 20 medici, tra cui anche americani, che hanno qualcosa da dire sull'Alzheimer, e quindi ci sono vari percorsi, tra cui l'alimentazione, però nel primo è sistemare la permeabilità intestinale. Poi andare a vedere se sono separazioni e perdite. Quello che ho visto in casa io è che sono stati vissuti due, come dice, spiegava benissimo Hammer, due conflitti ben precisi, uno legato al nido, quindi con un bambino c'è stato, e uno collegato a un adulto con un pari, nei due emisferi. Cosa fa il cervello? Sono stufo di soffrire. Mi chiude, non soffro più. Tu isoli dal mondo, tu non soffri più. Io lo vedo in casa, dico, zero totale. Puoi morire uno davanti a un parente, zero. Maledizione, sfiga, genetica, la lasciamo ai grandi esperti. Io cerco di ragionare, quindi sicuramente l'intestino permeabile, perché tossine nel cervello riscontrate, candida, funghi, micotossine, alluminio, non dovrebbero esserci, punto.
e l'altra è l'aspetto della dieta chetogenica, cioè il cervello dei malati di Alzheimer non riescono più a assorbire il glucosio ma i grassi. Di che grassi? Discutiamone. Quindi il carburante numero uno per una persona anziana dovrebbero essere i grassi, non certo il bisato in umido o altre cose, altre amenità. Uno dei grassi migliori sono i famosi grassi omega 3, dall'olio di lino, la canapa, pianta miracolosa, all'olio di cocco che è strabiliante. Ho riportato un caso di una donna che ha dato per un mese olio di cocco al marito, è regredito dall'Alzheimer, quando si dimenticava di dargli l'olio di cocco, tornava giù, come dire, gli mancava il carburante primario, che è appunto questo grasso a catena media, quindi non pensate a grasso saturo come quegli animali, quindi è energia diretta per il cervello. E questi sono tutti studi ufficiali che ho trovato ed è veramente incredibile. Ecco, quindi non posso rispondere, ci sono varie ipotesi di lavoro molto interessanti. L'altra cosa che ti dico, che gli stendo il tappeto rosso a sta signora qua, è che sempre con studi ufficiali parlano dell'acqua ricca di silicio o il silicio organico. Hanno trovato un affare interessantissimo per quanto riguarda le patologie di questo tipo neurodegenerativo. Ovvio che riguarda anche tante altre. Io mi sto occupando di Alzheimer, cioè non è che ho l'Alzheimer, sto scrivendo questo libro.